Carissimi amici italiani, buona Shavua, Shavua Tov. Stiamo parlando questo Shabbat della Parasha Vaigash ed è la settimana della ricorrenza della data dell'espulsione di Spagna. In questa parasha ci sono delle allusioni nella Haftarah che io vi leggerò perché siamo arrivati a un punto nella nostra storia dove è difficile di dire che non stiamo rivivendo lo stesso come abbiamo già vissuto, e quello vuol dire che la redenzione è molto, molto, molto vicino. La storia di Vaigash si può leggere nel Chumash, io ovviamente lo voglio portare dallo Zohar, ma questa è una storia molto presuntuosa, se volete, perché Yehuda si mette di fronte a Yosef. Yosef è come il re di Egitto, non è il faraone, ma è il suo mano destra, e lui dice: senti, io ti devo parlare perché stai facendo delle cose che non sono assolutamente giuste. Tu ci stai trattando in una maniera non bene. E lui veramente, se leggete la parasha, si mette di fronte a questo personaggio, non sapendo ovviamente che è il suo fratello, ma si mette di fronte a questa persona e dice dal cuore esattamente quello che sta succedendo. E sta prendendo un rischio molto, molto grande per sé, per la sua famiglia, per i suoi fratelli, perché pensi su se non è disponibile questa persona che lui sta aggridando a accettare quello che lui dice, allora siamo nei guai. Il discorso qui è veramente che siamo in una occorrenza che risulta in tre mondi diversi nel mondo della realtà che è percepito, la realtà che è vero e la realtà mistica. Nella realtà percepita, Yehuda sta parlando con il vice re di Egitto. E quello è capace di decidere delle cose molto, molto difficili per lui e per la sua famiglia. Quello è la percezione. La realtà è che quel Yuda è attualmente il fratello di Yosef. E la realtà mistica, invece, è che l'approccio di Yuda è come un ebreo deve approcciare Hashem nella sua preghiera. In principio, noi arriviamo al discorso di Hashem e non
non sappiamo quello che sarà la sua risposta, ma per noi è importante di arrivare alla realtà fisica, di parlare, di comunicare con Hashem. E queste realtà erano descritte nelle Sichot di Parashat Vayigash del Rebbe di Lubavitch. Adesso, con quello che noi sappiamo, che dopo questo Yosef non può reggere più e lui arriva al punto che lui deve assolutamente mostrare ai fratelli e mostrarsi ai fratelli e dire: sentite, io sono il vostro fratello Yosef. Ovviamente quello che succede le posso dire perché mi è successo non molto tempo fa con un nipote che io non l'ho visto 16 anni, l'ho visto quando lui è nato e oggi lo vedo come un ragazzo di 17 anni, di 16 anni allora, ed è una cosa commovente al massimo. Allora, io entro adesso nella traduzione del Sulcino Zohar e vi leggo parola per parola la traduzione che ho fatto di questa parte dello Zohar che voglio condividere con voi. E si getta con una emozione forte al collo del fratello Beniamino e pianse. E Beniamino pianse sul collo di Yosef. E Rabbi Yitzchak dice: noi esporre questo per indicare che Giuseppe pianse a causa della distruzione del primo tempio e del secondo tempio. E Rabbi Yitzchak proceduto al discorso sul versetto: il tuo collo è come la torre di Davide, costruito con torrente. Qui sono appesi 1000 scudi, tutte le armature dei prodi. La torre di Davide, ha detto, significa la Gerusalemme celeste, di cui è scritto: il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi corre e viene imposto in alto. La frase in alto indicano la torre sopra. Il collo indica il tempio di sotto. Si deve capire che per la sua bellezza viene confrontato con il collo del corpo umano. Come il collo dà simmetria alla bellezza per il corpo, così fa il tempio a tutto il mondo, costruito con torrette, talpiot, illuminato tumulo di bocche, vale a dire un tumulo verso la quale tutti gli uomini si rivolgono il loro sguardo quando aprono la bocca per offrire la preghiera e la lode. Qui sono appesi 1000 scudi, alludono ai 1000 ricostruzioni cosmiche che vengono eseguiti lì, alle armature dei prodi,
alludono agli angeli di punizione che procedono dall'atto di severità. Come ornamenti di una donna sono appesi al collo immondo che tutti gli ornamenti del mondo sono appesi sul tempio. Allo stesso modo, nel passaggio per la nostra stessa collo siamo inseguiti, si allude al tempio. Abbiamo del lavoro e non hanno altri, cioè noi stessi abbiamo esercitato per costruire il tempio due volte, ma i nemici non ci hanno permesso a conservarlo e non è stato ricostruito. Anche in questo caso, come tutto il corpo, muore quando il collo è distrutto. Quindi, non appena il tempio fu distrutto e la sua luce si è spenta, il mondo intero era immerso nella tenebre e non c'era luce. Né luce del sole, né luce delle stelle, né in cielo né nella terra. Quindi Giuseppe pianse a causa di questo. Dopo aver pianto per il tempio, pianse per i tribù che erano di andare in esilio. Per non appena fu distrutto il tempio, tutte le tribù furono esiliati e dispersi fra le nazioni. La scrittura ci dice così: e bacio tutti i miei fratelli e piansi su di loro, vale a dire per loro. Piansi per tutti loro, per la duplice distruzione del tempio e per i suoi fratelli, le 10 tribù che è andato in esilio e erano sparsi fra le nazioni. Far sì che i fratelli hanno cominciato con lui e hanno comunicato con lui e hanno pianto con lui, ma essi tuttavia non piangete per il tempio. Loro hanno pianto per la emozione, perché lo Spirito Santo non si è fatto vedere su di loro come a Giuseppe. La cosa è molto difficile, eh? Ma è molto molto facile da capire perché Yosef, quando ha visto Beniamin e quando ha pianto su Beniamin, ha capito che viene un esilio molto 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 forte, ha capito che viene un esilio di tanti tanti dolori, di tanti progromi, di olocausto, di pena del suo popolo. E lui ha pianto per la distruzione dei tempi. Oggi è il 10 di Tevet, oggi è l'inizio della siege di Nebuchadnezzar nel Tempio di Gerusalemme. Vedi come tutto va insieme. It's non da credere come la Torah e come la Bibbia e come lo Zohar, la Kabbalah, ci fa capire
che stiamo vivendo nello stesso mondo, che niente, assolutamente niente, si è cambiato, che il pianto di Yosef e di Beniamin è il pianto del popolo ebraico oggi. Non si è cambiato niente. Noi vediamo che quando Yosef vede che veramente i suoi fratelli hanno fatto la teshuva, sono tornati a essere quello che devono essere, non vanno a permettere che qualcosa succede a Beniamin, perché hanno visto che cosa è successo a loro padre Jacob, quando ha saputo che Yosef non c'è più, quando hanno portato il mantello di tanti colori pieno di sangue, e lui ha detto: io sono come morto, non posso più. E allora il discorso con Beniamin, di portare Beniamin, quello era già una cosa enorme. E allora, vedendo che il calice era preso, messo dentro il sacco di Beniamino, Yehuda ha dovuto prendere fuori questa grandezza, quel leone che è, e dire: basta, basta. Come il popolo ebreo oggi ha bisogno di dire: basta, non è più possibile di fare queste cose a noi. Qui siamo nella parasha, siamo 3000 anni fa e stiamo parlando della distruzione del Tempio, e ogni settimana c'è qualcuno che ci dice: non possiamo darti Gerusalemme perché non hai niente che da fare con questa città, non siete nessuno, non avete storia. Ci stanno prendendo e ci stanno negando. Noi non dobbiamo lasciarli negarci. Ma dall'altra parte c'è un discorso molto importante, perché se noi non viviamo come ebrei, se non viviamo la Torah, se non viviamo la legge, se non facciamo quello che sono i comandamenti di Hashem, le nazioni non hanno rispetto per noi. Ma chi siete? Voi parlate, ma non fate. Voi volete questa storia, ma voi non vivete questa storia. Sentite quello che dice Ezechiel, il profeta Ezechiel, nella parasha. La Haftarah è la seconda parte della parasha che noi leggiamo, e quello è importantissimo. Allora, per la prima parte abbiamo adesso sentito quello che dice lo Zohar. Lo Zohar, che noi diciamo che è così difficile e noi non lo capiamo, qui è disfatto completamente, perché è facilissimo di capire le parole che dice lo Zohar, perché sono esattamente i concetti che ci guidano oggi, adesso, la Haftarah.
Ezechiel capitolo 37. Le parole del Signore venne a me dicendo: E tu, figlio dell'uomo, prenditi due bastoni e scrivere su di esso per Giuda e per i figli di Israele, i suoi compagni. E prendere un bastone e scrivere su di esso per Giuseppe, per Iosef, legno di Efraim e tutta la casa di Israele, i suoi compagni, e portare loro vicini uno all'altro in solo un legno e saranno uno in mano. E quando i figli del tuo popolo dicono a te dicendo: Non dirci che cosa questi sono per te, dici a loro: Così dice il Signore Dio. Ecco, io prenderò il legno di Giuseppe, che è in mano di Efraim e le tribù di Israele e i suoi compagni, e io li posto in lui con il legno di Giuda, e lo farò trasformarsi in un bastone, e saranno una sola nella mia mano. E i bastoncini su cui si deve scrivere devono essere in mano davanti a loro occhi. E loro così dice il Signore: Ecco, io vi porterò i figli di Israele di fare le nazioni dove sono andati, e li radunerò da ogni parte. E li porterò a loro terra, e io li faccio una nazione nel paese sui monti di Israele, e un re sarà a tutti loro come un re, ed essi non saranno più due nazioni, e non saranno divisi in due regni. Essi non si contamineranno con i loro idoli, con le loro abominazioni o con tutte le loro trasgressioni. E io li salva da tutte le loro abitazioni nel quale hanno peccato, e io li purificherò. Ed essi saranno per me come un popolo, e io sarò per loro il Dio e mio servo Davide sarà re su di loro, e un solo pastore deve essere per tutti loro, ed essi camminerà miei leggi e osserverà i miei statuti e li eseguirà, e abiteranno sulla terra che ho dato al mio servo Giacobbe, in cui i vostri antenati hanno vissuto, ed essi abiteranno su di essa, loro e i loro figli e figli dei loro figli per sempre. E il mio servo Davide sarà loro principe per sempre. Io formerò un patto di pace con loro, un patto eterno sarà con loro, ed io li stabilirò e li moltiplicherò. E porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. Il mio posto di dimora sarà su di loro, e io sarò con loro
per un Dio, ed essi saranno per me come i miei figli, e le genti sapranno che io sono il Signore che santifica Israele quando il mio santuario è in mezzo a loro per sempre. Parola di Dio. Parola di Dio, stiamo parlando del profeta Ezechiele. Non stiamo parlando di una favola che è scritto nel 1946. Stiamo parlando della nostra storia. Stiamo parlando del nostro essere. Stiamo parlando della nostra anima. L'anima ebrea che non c'è da scordare mai, né inquisizioni, né progromi, né niente, niente porterà via la nostra Neshama. Noi siamo il popolo di Hashem. Noi abbiamo 613 comandamenti. Noi possiamo convertirci, possiamo fare del tutto, ma la nostra anima rimane agganciata, attaccata, aggrappata a quello che è il brillo di Hashem. Amici miei, il 12 abbiamo la commemorazione della cacciata di Spagna, della Spagna, e ci sono tanti, tanti, tanti anime ebrei che stanno nel vostro mezzo. Il tempo è arrivato per portarli fuori, per dare a loro la possibilità di uscire e di diventare ancora una volta parte del popolo di Dio. C'è tanto da dire, c'è tanto da fare. Io vi auguro una buona settimana. Statevi bene, vi amo tanto, ci vediamo presto in Italia. Shalom.